Salve ragazzi, ci stiamo guardando questo quarto di finale di Coppa Italia. La Lazio ospita oggi, allora la Lazio è la prima squadra di Roma che ospita la prima squadra d'Abruzzo, il Corropoli. E vediamo che il Corropoli cerca di pareggiare il Corropoli, momenti pareggia. Mamma mia, oh, sto Corropoli, oh. Comunque la Lazio si è mangiata un par de go, mamma mia, due tre cose sono mangiati per 2-0 come una casa. Comunque, niente, la prima squadra d'Abruzzo non si dà per vinta e cerca di tutti i costi di cercare di acchiappare il risultato, ma magari andare ai supplementari, perché manca poco, mancano addirittura pochi minuti alla fine, al fischio finale. Mazza che parata ha fatto il portiere della Lazio. Comunque, una partita dove la Roma ha giocato un po' meglio il primo tempo, dove la Lazio ha giocato meglio il secondo tempo. E niente, mancano in questo istante meno di 2 minuti e mezzo alla fine della partita. E, cioè, io veramente, cioè, tocca fare i complimenti al Corropoli, perché c'è, cioè, una squadra che viene da Abruzzo, che, cioè, riesce a dare testa alla prima squadra di Roma. Ci vuole comunque la Lazio è molto rimaneggiata, mancano svariati giocatori e non ce la fanno. Insomma, le squadre di Mourinho sono squadre sempre senza senso, non hanno né capo né coda. Cioè, ho detto, la sfortuna di questa squadra è avere un allenatore come Mourinho, che è una pippa madornale, un pippone Mourinho. Comunque, vediamo un po' se il Corropoli riuscirà a ciuffare il risultato. 1 minuto e mezzo alla fine, vediamo quanto recupero potrà dare l'arbitro, vediamo il recupero che potrà dare, ma io la vedo, ma io penso 5 minuti di recupero potrà dare, non di più. Vediamo un po'. Spina, cross al centro, niente. Tiro palla, adesso cerca, ecco, cross al centro, niente, ribattuto. E niente, insomma, il Corropoli ce la fa. Cioè, il quarto di finale doveva essere fatto con il Trastevere. Con il Trastevere doveva essere fatto, invece hanno passato il... Ancora la Lazio, qua, sta solo! No, come cazzo, arrogliata dalla palla, mamma mia, che contropiede che ha fatto! Mamma mia! Ha fatto una ben bel contropiede, una picchiata tipo proprio come l'Aquila! Ai. Comunque tutti all'attacco, quelli del Corropoli. Mourinho, che cazzo c'hai da fare? Mourinho, sta zitto, Mourinho sta sempre a rosicare. Mourinho un rosicone, mamma mia, ha disboscato mezza Abruzzo, ha disboscato Mourinho, mannaggia, c'è da citarlo per danni per disboscamento che ha fatto. E Sharawi, vediamo Lukaku. Non fa un cazzo come al solito. Contropiede della Lazio, vai. Felipe. Sono stanchini. 7 minuti di recupero, ragazzi. 7 minuti di recupero. E vabbè. 7 minuti di recupero. Questa partita sarà infinita. Sarà una partita infinita. No, si metterà a fare sti fraseggi del cazzo. Porco Giuda, mannaggia la miseria. Vabbè. Comunque, ragazzi, la partita è stata molto bella, combattuta ambo le parti, non ci si è annoiati sinceramente oggi, però è quella che annoia un po' tante volte, è la Roma Corropoli. Roma che si è appropriato di questo marchio, questa squadra si è appropriata il Corropoli di questo marchio. Come ho detto, io se fossi nella capitale ucciderei per danni, per copyright deciderei. Ai. Ma vediamo un po' che fa adesso. Niente, vai, mamma mia, dai. Oh, mamma mia. Niente. Cioè, c'è una buona opportunità Lazio di partire, invece l'hanno buttata nel cesso. Mamma mia, ma sta Roma gliela fa a segnare. Sta Roma Corropoli, ma gliela fa a segnare. Mamma mia, che squadra di merda che siete. Madre mia.
che vergogna, ci trovo una squadra veramente squallida. Dai, dai, pensa che con sta Lazio ci vinceva pure il Caltanissetta, con sta Lazio, come sta rimessa, come sta rimaneggiata, come sta... Eccolo, 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 no, ma che cazzo fa? Esce ai piedi fucilati questo, ha fatto un rilancio del merda, sto biondino. Comunque, mancano ancora 5 minuti alla fine della partita, ma qui la vedo molto, molto dura per il Corropoli. Mi fanno ammazzare da ridere questi, mi fanno uccidere dalle risate. Cioè, questi dopo i pagliacci sono loro quelli da circo, cioè personaggi da circo. Mamma mia, mamma mia. Fuori, 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 fuori. Niente, mamma mia. Che squadraccia che è sta Roma. Mamma mia. Che squadraccia. Come si fa a essere tifosi da Roma? Come cazzo fa uno a essere tifoso da Roma? Mo perché te chiami Roma, ti ho detto Roma, la capitale, Roma, Roma. Devi piatte sta qua, Roma. Roma, Roma, uno si rappresenta romano. Cioè, hai capito? Guardate rigore. Zaccati. Sfrango. Ma come cazzo si fa? Essere tifosi da Roma, veramente? Devi essere da Lazio, tu devi convertire. Cioè, lascia perdere l'Abruzzo e vieni a Roma e diventa laziale, dammi retta. Questo devi fare, no? Cioè, capito? Che cazzo? Cioè, uno che sa, è facile così, no? Che uno si appropria del nome dell'altro, della città, capito? La Lazio si poteva chiamare Roma allora, a sto punto. Lazio-Roma. Lazio romana, allora magari molti romani diventavano da Lazio, invece così Roma, la Lazio romana, la prima squadra della capitale, poi c'è sta il Trastevere, poi c'è sta la Cilia, poi c'è sta la Dispoli, poi c'è sta il Fregene e poi viene il Corropoli. Oh, Dio, quanto mi piace più a lui Curco. Mi avevo per culo, mannaggia l'idea. Mi fate morire, mi fate, siete troppo forti, siete veramente fortissimi. Poi ci stanno tanti, no? Quando faccio qualche video su TikTok, no? Più che altro, mamma mia, ne vengono tanti di sti corrovoletti a schiva cagate, mamma mia, quanto rosicano. Ma ti sto sfottendo, cazzo, poi c'ho spirito romano, ecco perché non siete romani, perché vi manco spirito romano, lo spirito dello sfottò, lo spirito della presa per quello che non lo capite, ecco perché non siete, invece il laziale è diverso, il laziale che è Lazio-Roma, ha capito? Invece romano, romano, il corrovoletto rosica, rosica, perché così non ci stai sfottò e rosichi, capito? Ecco perché ho detto voi da Roma non ci avete niente, perché siete dei puzzoni. Cioè, io vi sfotto, vi prendo per il culo per giocare e questi e loro rosicano, rosicano, mamma mia che rosiconi, massa che rosiconi che siete, mamma mia, proprio vero, guarda sti corrovoletti. Vedi, vedi Mancini, come ho detto, ah, guarda, guarda, buono, che devi fare? Guarda, Pedro che sta litigando con Paredes, in spagnolo gli ha detto qualcosa, gli avrà detto Igo de puta, sicuramente gli avrà detto, ah, guarda l'arbitro là, guarda l'arbitro. Comunque Paredes è un attacco a brighe, Paredes è proprio un attacco a brighe. Rosso. Infatti è rosso per Pedro. Rosso per Pedro? Completamente perso la testa. Lo spagnolo, uno dei giocatori più esperti in assoluto. Rosso per Pedro, infatti vedi, una bastardata. Fuori. Rosso per Pedro. Beh, ha detto palestra uno stronzo, ho detto. Quindi anche Pedro. Quello l'ha istigato, Pedro ha rosicato e. Tre minuti ancora, gli dà tre minuti, porco Dio, c'è 96, tre minuti dai. Mamma mia, oh. Guardalo Tirchio come sta, guardalo Tirchio. Cerchiamo di capire perché Pedro si è tanto arrabbiato. Guarda. Ci tira con Mancini.
Guarda che pezzo di merda, guarda che pezzo di merda. Guarda Paredes, il pezzo di merda, Paredes. Lì ecco, lui doveva essere espulso, sto stronzo Paredes doveva essere espulso. No, Pedro, è stato lui che ha preso qui per collo, gli ha, capito? Ma ho detto, l'arbitro guardano quello che cazzo è per a loro. Vai. Cronometro corre, vediamo un po' il Corropoli come al solito. È normale che se questi dovessero pareggiare vincono, perché questi stanno in 10, ma si caricano. Vai, però in contropietà Lazio può sfruttare. Sì, però deve buttare in mezzo un mucchio di... Mamma mia. Comunque, 10 minuti, già fatto 10 minuti e mezzo di video, porca puttana, troppo lungo. Vabbè, ma questi ormai porca puttana fanno i recuperi che sono una cifra. Comunque, la Lazio cercherà di difendere questo risultato con i denti, perché purtroppo è così. El Sharawi, Lucazzo di rovesciata, ne ha fatto Lucazzo. Comunque veramente, guarda, Lucazzo nei momenti di partita importante, quando è conta squadra un pochino, cioè Lucazzo sparisce proprio. Lucazzo segna sempre le squadrette di merda, squadrine. Guarda, va. Lucazzo. Guarda, ha fatto una bella cosa, poi va. Vabbè, lui non è uno da rovesciata, lui è proprio da vomitata. Vomitava. Andiamo, dai Lazio! Dai! Allora, dai, 98esimo. Dai, butta giusto pallone. Dai, su. Quanto rosicano i Corropoletti, mamma mia, che banda, guarda, veramente. Ecco raga, quando io dico, i romanisti e laziali sceglievo più la Lazio per un motivo, perché loro sono troppo rosiconi, non ci sanno, vanno in puzza su qualsiasi cosa, rosicano. Rosicano in tutto e per tutto, cioè, non vincono o patta, non perdono mai, non vanno mai a perdere, cioè, capito come? Dai. Comunque. Pallone riproposto dentro l'area di rigore per Belotti che dà un colpo. Fallo Palazzo. Fallo d'attacco. Dai che è finita, dai! E la Lazio va in semifinale dopo aver battuto la prima squadra d'Abruzzo. La prima squadra d'Abruzzo. Guarda Romagnoli che fa coro, giù, abbiamo finito. Guarda che rosicone. Guarda questo qui, come cazzo si chiama, sta rosicata. Però ho detto, sono dei puzzoni, mamma mia, che puzzoni. Non ci stanno mai a perdere, Dai, guarda, su, altri cartellini, su. Fioccano qualche altra cosa, fiocca. Ha memorizzato, eh. C'è squadra del merda, guarda, veramente, è schifo. Ma fissi, e mandali tutti a casa. Guardalo. Rosso, via, fuori dalle palle. Ha fatto bene, giusto? Ma pare giusto. Sta sempre a rosicare, sai, a rosicare. Guarda qua. Cioè, guarda. Che sussurri, proprio. Puzzoni, proprio dei puzzoni nati. La puzza è arrivata fino a qua, per quanto sono puzzoni. Perdi perché sei una squadra che non sa giocare a calcio, sei una squadra di merda, è finita la partita, la Lazio sta in semifinale e tu per l'ennesima volta muto a casa torna in Abruzzo. Ciao regà.